Audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, tanti temi toccati dall'immigrazione al caso Cospito. Sentiamo Gabriele Lobello. Nessuno vuole fermare l'opera delle ONG, ha detto Matteo Piantedosi davanti alla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Il decreto legge numero 1 del 2023 non ha in alcun modo l'obiettivo di impedire le attività di soccorso, bensì quello di garantire che le stesse siano svolte in maniera ordinata e coerente con gli obblighi internazionali. Così, dopo l'ultimo naufragio in Calabria, la solidarietà non può fermarsi alle banchine di sbarco, ha aggiunto, spiegando che sono stati incrementati i corridoi umanitari. Dobbiamo evitare che chi scappa da guerre, persecuzione e povertà si affidi a trafficanti di esseri umani senza scrupoli. Poi ha parlato di lotta al crimine organizzato, terrorismo internazionale e nuovi rischi interni dopo la pandemia e il caso Cospito. Particolare pericolosità delle componenti anarco-insurrezionaliste. Si registrano anche il più preoccupante riproporsi di minacce e di azioni dirette contro diversi target. E infine le violenze davanti al liceo Michelangelo di Firenze. La giovane età dei ragazzi coinvolti che richiede da parte di tutti un surplus di attenzione, di equilibrio e di senso di responsabilità, evitando tanto la sottovalutazione dei fatti quanto la loro enfatizzazione.